gente giovane. Poi avete un'altra visita. Abbiamo la visita all'unità di Via degli Aspali. Facciamo intanto i biglietti così. Quindi sono 7 perché poi lasciamo le mangiare. Che tanto sono gli stessi. Ancora in stato ottimo. Allora, sono Monticiana, sono nata a Roma. E quindi amo questo rione, amo tutte le particolarità che ci offre. Questa non era una domus romana, ma era gli orti di Mecenate. Gli orti erano le ville dei giorni d'oggi. Vi erano dei grandi giochi d'acqua, quindi delle fontane, e quindi venivano appunto detti ninfei proprio perché dedicati alle ninfe, che erano delle semi divinità della natura. Come vi ho detto, l'ambiente era del tutto interrato, quindi si accedeva tramite la rampa che abbiamo percorso, dove praticamente si stava al di fuori delle mura, ex quilia, quindi abitanti al di fuori delle mura serviane. In quest'area vi era un cimitero per la plebe e per gli animali. Con Ottaviano l'area fu riqualificata e bonificata e Mecenate, che era un consigliere di Ottaviano, di Augusto, vi edificò la propria villa. Degli orti linciani ci rimane il tempio di Minerva Medica, che è quel tempio circolare che noi vediamo dalla stazione Termini, diciamo, dal percorso ferroviario, che ormai è bisfrattato, nel senso che poveraccio, è tenuto malissimo. In realtà anche quello era è un ninfeo degli orti linciani. Se vi avvicinate, intanto vi racconto il cuore appunto di Monti è Madonna dei Monti, dove c'è la chiesa. Qui sotto a San Martino ai Monti abbiamo uno dei titoli più importanti di Roma, cioè uno dei posti più importanti della storia della religione cristiana. Stiamo parlando della prima organizzazione cristiana che veniva appunto effettuata in questi titoli. Perché si chiamano titoli? Perché all'esterno della domus c'era il nome del proprietario, il titolo. Equizio diede la casa, Silvestro organizzò il culto. Nel cuore del culto della religione cristiana, dove veramente i primi precursori iniziarono ad evangelizzare.
Allora, ci ritroviamo qui proprio nella Domus Ecclesia, quindi nel luogo deputato al culto. Era una basilica a tre navate, possiamo vedere nelle volte i resti degli affreschi originari del IV e V secolo che riproducono proprio le raffigurazioni sacre di quell'epoca, anche proprio l'aspetto pittorico, simbolico. Questo è del quarto stile, praticamente l'ultimo stile è quello che racchiude un po' tutti gli altri ed è proprio una sorta di, se potremo, possiamo paragonarlo un po' a Rococò come confronto, perché racchiude un po' tutti quelli che erano i primi tre stili ed è, sono tutte quelle decorazioni che sono anche nella Domus Aurea, che poi sono state riprese e nel 1500 che vengono dette grottesche. Che cosa ci potrebbe essere qua sotto lo sapremo, lo scopriremo quando qualcuno deciderà di investire qualche soldo e poter fare degli scavi. Stiamo toccando appunto mura risalenti al sesto secolo avanti. Su queste si fonda proprio tutta la città di Roma, perché dalla prima cinta poi ne sorsero altre, includendo tutto il perimetro della città. Sì, buonasera, sono l'architetto Monica Cecchini. Scusi se la disturbo a quest'ora, ma ho chiamato la sovrintendenza e mi ha detto che potevo chiedere a voi se potevate aprirmi per vedere. Io non ho la chiave, signora. No, soltanto il portone. Grazie. Prego. Grazie. C'era qualcosa dove dovete scendere. Allora, come vedete qua siamo all'interno di una cantina privata. Avete visto che suonando un campanello e chiedendo l'apertura del portone, siamo davanti all'ara di Mercurio Sobrio, quindi a un'ara risalente al IV secolo avanti Cristo, quindi stiamo parlando di più di 2300 anni, cioè era un culto dedicato, praticamente qui è su un podio, vi era l'ara dove venivano effettuati sacrifici dedicati ai lari. Ma dove venivano effettuati questi sacrifici? Venivano effettuati nel crocevia, in due strade, nel crocicchio, e che è proprio questo qua. Il
convento di Santa Lucia include all'interno una di quelle pochissime ruote sacre che sono rimaste a Roma. Che cos'erano le ruote? Erano quegli arnesi di legno dove venivano abbandonati i bambini. Perché questa è la scalinata dei Borgia, anche detto Vicus Scelleratus. Perché Vicus Scelleratus? Perché la leggenda dice che qui Tullia, figlia di Servio Tullio, passò sul cadavere del padre con il cocchio. Qua ci troviamo all'interno del ninfeo di una domus di epoca repubblicana, sempre risalente intorno agli anni 50 avanti Cristo. Ma la chicca di questo ninfeo è che ha mantenuto tutte le decorazioni originali. Queste non sono state fatte, queste sono originali. La decorazione che vediamo all'interno della prima fabbrica, cioè questi scudi con la pietra codice, conchiglie, frammenti di vetri, facevano sì praticamente con un gioco di luci che proveniva dall'alto e con l'acqua, perché io vi dico che noi siamo dentro la vasca dove c'era l'acqua. Immaginate che splendore, che spettacolo poteva essere oziare, rimanere, leggere, meditare in questo luogo.